Lutto a Moglia, comune della provincia di Mantova, dove una donna di 48 anni va a dormire e non si sveglia più. Micaela Azzoni, dopo aver dato la buonanotte, è stata trovata priva di vita da suo marito a letto. Una dipartita che ha destato grande avvilimento nel suo contesto familiare e tra i conoscenti della donna. L'improvvisa e dal momento inspiegata morte di Micaela Azzoni, madre di due figlie, Giulia di 22 anni e Martina di 18 anni, ha sconvolto i comuni del Mantovano, dove la donna era nota in quanto da tempo lavorava nel caseificio di famiglia. Una tragedia che si è registrata lo scorso 2 novembre, quando attorno alle 22 la donna è andata a letto. Una volta raggiunta dal marito, Simone Molinari, è stata da lui trovata priva di sensi. Va a dormire e non si sveglia più. L'improvvisa morte di Micaela Azzoni, come riferito dalla Gazzetta di Mantova, i soccorsi sono intervenuti prontamente, e già prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118, una delle figlie della vittima ha provato a praticarle il massaggio cardiaco. Una volta giunti sul posto i soccorritori, non c'è stato nulla da fare, la donna ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Il cuore di Micaela Azzoni si è fermato e non ha più ripreso a battere, ma dalle prime indagini condotte dal medico legale non sono emerse le cause del decesso. Per accertare i motivi alla base del decesso della 48enne di Moglia si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Micaela, il quale è stato trasferito dall'ospedale di Suzzara al Carlo Poma di Mantova. Leggi anche, Carlotta Rossignoli infiamma le polemiche, l'attacco feroce dei compagni universitari, come ha fatto a laurearsi in tempi così brevi? In attesa di fare luce sulle cause della morte della donna, la sua perdita ha scosso non solo il comune in cui viveva ma anche quelli limitrofi, dove era nota la 48enne, la quale da tempo lavorava a Coazze, con suo fratello nel caseificio Azzoni. Un lutto improvviso che ha infatti sconvolto i comuni di Coazze, Zovo, Moglia, San Benedetto Po, Pegognaga, dove l'intera famiglia di Micaela Azzoni è conosciuta. Leggi anche, colpisce lo studente con un pugno e viene denunciato, lo aveva preso in giro, il provvedimento contro il professore.